La civiltà egizia si sviluppò contemporaneamente a quella sumera, ma in Africa, lungo la valle del Nilo. Il Nilo è il fiume più lungo del mondo. Scorre per 6.600 chilometri prima di buttarsi nel mare Mediterraneo, in una foccia delta molto ramificata e paludosa. Anticamente l'Egitto era diviso in due regni diversi, il Basso Egitto, nell'area del delta, e l'Alto Egitto lungo i territori attraversati dal Nilo. Vi furono violente lotte e scontri tra l'Alto Egitto e il Basso Egitto per la dominazione del territorio, fino a quando, verso il 3000 a.C., un re guerriero del sud di nome Menes unificò i due territori in un unico stato, dando vita alla prima delle dinastie che avrebbe governato l'Egitto per i successivi 2000 anni. La vita, il benessere e il progresso degli egizi dipendeva dal corso del fiume Nilo, che permetteva di coltivare terre altrimenti desertiche, rendendole fertili e adatte agli insediamenti umani. La valle del Nilo veniva chiamata Kemet, ovvero regione nera, per via del colore che assumevano i campi dopo le inondazioni. Le sorgenti del Nilo nascevano infatti in un territorio di abbondanti piogge molto lontano dall'Egitto. Tra luglio e settembre il Nilo si gonfiava per via delle piogge e quando ottobre si ritirava lasciava sui terreni precedentemente inondati un fango nerastro chiamato limo, dalle proprietà fertilizzanti che permetteva ai campi di produrre raccolti generosi. Anche gli egizi, proprio come i sumeri, dovettero imparare a convivere con il fiume, modificandone il corso originario, creando argini, laghi artificiali, canali di irrigazione e attuare tutte le opere necessarie per estendere al maggior territorio possibile i suoi benefici, controllandone allo stesso tempo le intemperanze. Gli stessi egizi avevano attribuito il nome divino di Api al Nilo, che veniva adorato come un dio e rappresentava il fulcro della vita, delle discussioni, dell'economia, oltre che un solido collante per unire tutti i popoli che abitavano le sue rive, accomunati da questo denominatore che permise al regno di restare unito a lungo, nonostante la grande vastità del territorio. Lungo le rive del Nilo si coltivavano grano e orzo, da cui si produceva la birra, la bevanda preferita dagli egizi. Poi lino, ulivi e viti, mentre verso la foce cresceva rigoglioso il papiro. Tra gli alberi da frutto si trovavano fichi e palme da datteri. Per quanto riguarda la fauna, tra gli animali domestici degli egizi c'erano pecore, capre, buoi, cani, gatti, maiali, asini, anatre e oche. Il territorio selvatico era popolato da qualche elefante e giraffa, numerosi gli scorpioni, i coccodrilli e gli ippopotami, falchi, avvoltoi, civette, fenicotteri e ibis. Gli egizi furono i primi ad allevare le api per ricavarne cera e miele. La civiltà egizia era basata su un modello piramidale, al vertice del quale si trovava il faraone, detentore del potere assoluto e considerato un dio. Il faraone comandava l'esercito, decideva le leggi, le stagioni di semina e raccolta e prendeva tutte le decisioni politiche, economiche e sociali. La scala sociale egizia era poi seguita dai nobili e dai sacerdoti. I sacerdoti si tramandavano il titolo da padre in figlio ed erano funzionari ricchissimi e potenti. I nobili erano i funzionari influenti che avevano il compito di eseguire materialmente le disposizioni del faraone, organizzando l'esercito, disponendo il pagamento delle tasse, imponendo l'esecuzione delle leggi. Per poter gestire i vari compiti amministrativi, si servivano degli scribi, inviati in tutto il paese per riscuotere le tasse e rappresentare l'autorità. Seguivano poi soldati, inquadrati in un esercito regolamentato da una disciplina molto ferrea.
gli artigiani impiegati nella lavorazione dei diversi materiali e metalli, ma anche geometri, architetti, scultori e pittori, poi i mercanti ed infine i contadini, che rappresentavano la parte più numerosa della popolazione e che con il lavoro dei campi e l'allevamento degli animali da cortile garantivano il benessere a tutto il regno. Vi erano infine gli schiavi, che non venivano neanche considerati degni di menzione all'interno della scala sociale. Si trattava principalmente di prigionieri di guerra impiegati nelle miniere e nelle cave di pietra.